ne pensiamo di Derga? È una vita migliore secondo me. Dergano, chi è proprio Dergano? Come dire, un paesino, un qualcosa a sé. Se io sono in casa e mi manca un uovo, il mio vicino, il mio di casa, posso andarlo a prendere. Non è zona Bovisa, sì, è zona Bovisa, però è Piazza Dergano. È un quartiere tendenzialmente più internazionale di tanti altri. Magrebini, africani, centroafricani, albanesi, romeni, comunità cinese anche qua, che non si vede, ma c'è. Ma tanta gente come me non è che veda lo straniero, nello straniero il delinquente. Internazionalità male non fa, anche perché è il futuro. Poi non c'è razzismo in questa zona qua, non c'è. Qua c'è un'apertura, la gente che abita qua, tutto sommato, si apre, veramente. Un ambiente per tutti, con rispetto di tutti. Noi siamo sopravvissuti anche grazie a loro. Vogliono comprare tutto loro e praticamente i prezzi non sono come i nostri. Ma questo dipende anche dal fatto che quelli del quartiere li hanno affittati. Loro hanno molta più rabbia, molta più voglia di rischiare. I stranieri preferiscono comprare nei loro negozi. Sembra quasi in un mondo molto internazionale, tipo via Imbonati, quelle vie lì. Via Imbonati, la zona è una zona un po' povera. Una via, era il Bronx, era veramente il Bronx. Adesso ha iniziato a riprendersi un po' perché è più tranquilla. Qui la zona è cambiata, negli ultimi 3-4 anni si è modificata completamente. Beh, il mio involante risolviamo il problema mettendo le telecamere. Grazie, stiamo scherzando. Più giù sulla via qui c'era un fatiscente stabile e questo è diventato uno stabile del tutto ristrutturato di Amico Charlie. Amico Charlie è un centro servizi per adolescenti. Ha tolto molti ragazzi dalla strada, comunque l'Amico Charlie. Abbiamo ragazzi filippini, ragazzi ecuadoreni. Decidono i ragazzi magari di andare lì per fare compiti o comunque farsi aiutare. E adesso che c'è l'Amico Charlie sono tutti lì. Si sta al caldo, ci sono un sacco di attività che possono scegliere. Una serie di laboratori che noi chiamiamo laboratori espressivo-creativi. Comunque tutti lì, adesso i ragazzi della zona sono sempre lì al Charlie perché è bello. Lavoro per il centro multietnico, La Tenda. È La Tenda. E guarda caso anche quella associazione addirittura è nata negli anni 80. Facciamo corsi per stranieri, corsi di italiani per stranieri. Sì, ci sono alcuni posti che dici voglio no capire, e che cazzo fai cameriere, scusa? Che dovremmo fare in modo che quel corso non sia soltanto di lingua italiana, ma abbinare la lingua italiana al comportamento italiano. Ti saluto. Salam aleikum, come si dice in arabo, invece in filippino si dice salamat. Io abito lì dicendo qua, non faccio niente, sono qui a parcheggio, sono a posto. Beh, il punto bello qui ad Ergono è questo, il quartiere, non è che ci sia che... Per divertirti, insomma, devi andare verso il centro. Wow, la sera è un po' tranquilla, mi pare. Troppo tranquilla. Tutti vorrebbero che qua si rianimasse un pochettino, no? Il centro deve essere bello, il centro deve essere pulito, il centro e le periferie proprio. Lasciate a se stessi. Prossima fermata, Marcucci. Thank you.